Ciao ragazzi, io sono Red, sempre con la stessa maglietta. Di cosa parliamo oggi? Beh, diciamo che le nostre preghiere sono finalmente state ascoltate. E il dio del software, che non ho ancora capito se lo posso dire o meno, lo dirò lo stesso perché tanto non me ne frega niente, ha deciso di donarci... Qual è questo dono incredibile che sto esaltando come la seconda venuta di... Beh, molto semplicemente... un fucile a CO2. È un Tippmann a CO2. Sigla. Adesso che vi ho ingolosito con queste premesse, passiamo effettivamente a capire che cos'è che fa questo fucile nell'effettivo e perché è così interessante. Piccola premessa e dopo passiamo a esterni, interni, fitti speciali e voto. Pronti? Carichi? Dai, che questa è una bella recensione. All'inizio del video sono stato un po' approssimativo per fare un po' di show, però effettivamente questo è il primo fucile elettropneumatico a CO2, che è elettropneumatico perché ha sia una centralina, perché questo è un Tippmann che ha la centralina, ecco cosa serve la batteria da 9 volt qui dentro, però il funzionamento effettivo dello sparo è possibile grazie a due bombole di CO2 inserite nel tubo del calcio. Si rifà all'altro Tippmann Omega che avevo già recensito con l'altro negozio, che aveva la bombola sostanzialmente all'interno del calcio, quindi sì, non avevamo la linea, ma c'era questo bel bombolone che vi si appoggiava alla spalla, quindi è praticamente uguale, se non che è completamente diverso. Passiamo adesso agli esterni. Features più importante, nota tra l'altro da tutti i Tippmann, è la leggerezza. Cioè, lo potete impugnare come una pistola, non sto scherzando. Potete letteralmente fare così e non lo sentite. È devastante e soprattutto la leggerezza, come sapete bene, è un bel vantaggio. Pesa letteralmente 2,1 kg ed è veramente, veramente poco, ragazzi. E fidatevi, cioè non sto esagerando quando vi dico che potete usarlo come una pistola. Io lo sto impugnando come una pistola e... Un uomo giusto e determinato. Non sto scherzando, cioè riuscite a restare in puntamento dritti. È devastante questa cosa. Tutto questo non va sicuramente però a intaccare i materiali, in quanto è full metal, compreso il paramano che normalmente ogni tanto si può trovare in polimero. Le uniche due parti invece in polimero sono l'impugnatura e ovviamente il calcio, come in quasi tutti i fucili. Anche i loghi che sono stati messi mi piacciono veramente tanto, ragazzi, è veramente ben fatto. C'è anche il signor Wayne qui. Certi uomini vogliono solo veder bruciare il mondo. Guarda cosa ho fatto. C'è anche la M di M-Lock perché Iris ovviamente attacchi M-Lock. Le tacche di mira sono le solite tacche di mira Tippmann, veramente molto carine, flip up, sia ovviamente posteriore che anteriore. Si ispirano ovviamente all'Embass 2 della Macpul, mi piacciono quasi nella stessa maniera. Guardate che bello avere il fucile leggero che posso muoverlo dove cacchio mi pare senza morire. Ovviamente troviamo il selettore di fuoco con sicura, semi e auto, tasto di rilascio dell'otturatore, non è provvisto di ball catch, al che quando andate a tirare indietro qui per aprire lo sportellino, il dust cover dell'opap, quello poi dopo si va a chiudere. Le ultime due cose sono ovviamente il calcio, replica CTR, che è allo stesso tempo molto importante in quanto lì dentro troviamo poi la siringa di CO2 dove mettiamo le cartucce, capsule, cartucce, insomma, dai. Molto bella anche l'impugnatura, che ricorda una simil Magpul sostanzialmente, ed è dedicata, quindi esclusiva per questo fucile, perché ha lo sportellino per la batteria da 9 volt. Ma ne parliamo adesso negli interni. Prima features degli interni, in realtà si collega agli esterni, in realtà però è una roba un po' in zona grigia, quindi ve la dico qui. Sostanzialmente i calci che monta questo fucile sono standard da Softair. L'unico problema è che non si vanno a chiudere del tutto, perché vi serve che questo tastino qua rimanga libero, e adesso vi spiegherò perché. E soprattutto devono avere il buco dietro, altrimenti quando voi andate a rimuovere la siringa di CO2, perché quando poi dovrete andare a cambiare la siringona di CO2 che c'è all'interno del tubo del calcio, se non avete il buco qua dietro dovete rimuovere completamente il calcio e poi andarcela a sbattere dentro. Visto che siamo già in tema di calcio e funzionamento, andiamo a parlare un attimo del funzionamento a CO2 di questo fucile. Per andare a rimuovere e quindi caricare effettivamente il CO2 dentro il fucile, dobbiamo andare a tirare giù questo tastino che va a rilasciare il bombolotto qua dentro e poi andiamo a rimuovere questo bel siringone dal culo del fucile. Poi portatelo via un secondo. Quando la dovete andare a caricare è un pochino semplice, in realtà è per niente macchinoso. Vi consiglio di allentare il tappo in fondo, che tanto non si toglie del tutto. Lo allentate un pochino in modo tale che la capsula di CO2, spingendo culo contro culo, non si vadano per nessun motivo a forare. Poi svitate la parte questa qua in alto, quella del siringone,
lingone, la rimuovete del tutto e andate a inserire le due capsule di CO2 come in immagine. Vi faccio vedere direttamente come si fa. Ho già allentato il tappo in fondo, vado a mettere dentro la prima capsulina di CO2 di testa, tac, e poi dopo ci vado a mettere dentro l'altra, ovviamente di culo. Ci appoggio il tappino sopra. Questi tappini hanno ovviamente al loro interno il coso che serve a perforare la bombola, quindi non sbatteteceli dentro come se degli animali. Andate ad avvitare, avvitate completamente quello in fondo. Una volta che avete stretto per bene, questo non fischia più ed è effettivamente carica. Adesso andiamo a inserire all'interno del dietro del fucile ed è estremamente semplice, ovviamente dalla parte della punta. Fatto. E anche rimuoverla e cambiarla, nel caso vi venga bisogno di cambiarla in campo, è estremamente semplice. Visto che me lo chiederete già, vi rispondo già adesso: quanto durano due cartucce di CO2? Quanti colpi ci sparo? Spara indicativamente 500 pallini, quasi 4 caricatori e un po'. Però ne parliamo dopo in maniera più precisa, quindi non rompetemi le balle, andiamo avanti con la recensione. Una volta che siamo pronti, il CO2 è stato messo qua dentro, il fucile non è però pronto a sparare. Bisogna aggiungere un ultimo componente molto molto importante che ci permette di utilizzare ovviamente la centralina. Viene infatti in nostro soccorso la bellissima batteria da 9 volt che tutti quanti abbiamo utilizzato per... Sotto l'impugnatura troviamo infatti un bellissimo sportellino che si apre con una semplicità incredibile, grazie mille Tipman, normalmente questi affari sono duri come l'inferno. Tiriamo fuori il connettore, che ovviamente è questo cazzillo qua che dobbiamo andare a connettere ai due poli della batteria. Ok, una volta che questa è connessa l'andiamo a spingere qua dentro, stando attento a non pizzicare i cavi. E questo è pronto. Una volta che abbiamo inserito la batteria possiamo andare a impostare il ROF del nostro fucile, grazie ovviamente alla centralina già presente qui dentro. Come facciamo a impostare il ROF del nostro fucile? Niente di più semplice, ci basta mettere il fucile in sicura e premere il grilletto. Tenendo premuto andiamo a girare il selettore e lo mettiamo in auto. Una volta fatto questo, se noi giriamo il fucile lateralmente vedremo che a breve si accenderà una lucina rossa. Anzi guarda, la vedete così, la intravedete. Adesso, come potete vedere, quando vado a premere la lucina cambia da verde, arancione e poi rossa. Se noi lo impostiamo su verde, il ROF sarà di 10 pallini al secondo. Se andiamo a impostare su arancione, invece, il ROF sarà di 15 pallini al secondo. Se andiamo a impostare su rossa, sarà di 25 pallini al secondo. Stiamo parlando di un fucile che già, out of the box, arriva a dei ROF molto elevati, molto buoni. Quindi questo è per quanto riguarda la carabina. Per finire gli interni troviamo l'op-up, che è ovviamente rotativo e che vi permette di andare a regolare. Provate a dire che cosa? Proprio l'op-up. Semplice da utilizzare, non troppo duro, non c'è molto altro da dire sugli interni perché questo è sostanzialmente un HPA, per quanto ci sia anche una componente elettronica. Ed è proprio a proposito di questa componente elettronica che ci muoviamo sulle features speciali. Ora che abbiamo un pochino più chiaro il funzionamento interno e anche meccanico sostanzialmente di questo fucile, andiamo a rivelare qual è la feature più importante. In realtà le feature speciali di questo fucile vi sono già state dette, sono i due componenti interni, il metodo di funzionamento di questo fucile, che però unite insieme vanno a creare un perfetto connubio di una HPA che non è una HPA, anche perché ovviamente funziona a CO2. Questo funzionamento a CO2 vi permette sicuramente di non avere l'impiccio di una bombola, di un cavo, di una linea esterna, né tantomeno di un bel bombolone nel calcio, che per quanto sì sia più comodo è comunque un cacchio di bombolone nel calcio, e allo stesso tempo integrato con un sistema di centralina elettrica vi offre delle qualità che un fucile HPA normale ovviamente non può avere. Quindi se uniamo questi due elementi a un funzionamento estremamente semplice con pochissime rotture, cioè sia è semplice utilizzarlo perché vi basta sbattere qua dentro una siringa con due capsule di CO2 ed è fatta, e allo stesso tempo mantiene comunque tutti i vantaggi HPA, ovvero grilletto estremamente reattivo, è incredibile ragazzi, questo grilletto è velocissimo, è fighissimo, sembra che abbia già integrato un MOSFET, un ETU o quello che volete. Se poi andiamo anche a prendere in considerazione il fatto che qui dentro non si muova niente se non lo spingi pallino, cosa si può rompere? È veramente molto semplice, molto affidabile e vi garantisce anche consistenza nel tempo. Consistenza nel tempo. Se proprio devo parlare fuori dai denti, la cosa che a me fa gola, che mi fa salire quella dannata scimmia sulle spalle, è il fatto che finalmente c'è un HPA, che in realtà non è proprio un HPA, senza l'inghippo e quel lavoro che uccide il realismo della bombola. Cioè è veramente di una semplicità e di un, come posso dire, realismo che finalmente è arrivato anche all'interno di un fucile che sostanzialmente funziona a CO2. Bene, questo è quello che volevo dirvi per le feature speciali. Ovviamente adesso c'è la parte clou più importante del video che tutti state aspettando, ovvero il voto. Siamo qui tornati
con la votazione. Che voto si sarà meritato questo fucile così innovativo, così speciale? Un bellissimo 9.14. Bravissimo, fategli tutti un applauso. Questo voto non è tanto importante per i singoli punti che gli abbiamo attribuito, ma più che altro perché ci ha obbligati, visto che era così importante, così innovativo, a introdurre il bonus innovazione, per l'appunto, ovvero attribuiamo un voto in più da calcolare in media insieme agli altri, in cui diamo un 10, perché questo fucile si è meritato veramente un 10 per l'innovazione. Non si era ancora vista una roba così figa come un fucile effettivamente completamente a CO2 con le bombole nel caso. E allo stesso tempo centralina, elettromagnetico, elettropneumatico, elettrocammatico, incredibile. Per quanto riguarda il design, abbiamo deciso di dargli un voto un pochino basso, perché in effetti è il vostro solito M4, non ci sono robe troppo diverse nello stile, se non un pochino l'impugnatura, che è nuova, però è abbastanza plain, abbastanza normale. Visto che come funzionamento è così particolare, però capiamo la scelta di dargli un design abbastanza plain, in modo tale che poi possa essere integrato da più persone e anche ovviamente avvicinato appunto da più persone. Ergonomia, prestazione, non penso di dover aggiungere nient'altro. L'unica cosa è il prezzo, in quanto questo fucile è ovviamente abbastanza costoso. C'è però da dire che costa comunque meno di una KPA normale, in quanto se teniamo conto che su questo modello non bisogna aggiungerci al prezzo già del fucile costo di bombola, linea d'aria, regolatore di pressione, eccetera, 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 è comunque molto valido, per quello comunque si è tenuto un bel 9 pieno. Poi ovviamente abbiamo il bonus innovazione che si commenta da solo, ragazzi, è un cazzo di fucile elettropneumatico a CO2. Punto. Se con la prima versione dell'Omega non ero così entusiasta perché la bombola dietro sbilanciava il fucile circa così, questa volta la Tippmann ha tirato fuori qualcosa di davvero, davvero, davvero nuovo e che può risolvere tanti, 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 tanti problemi. Cosa ci è piaciuto? Vabbè, l'ha già detto Red, io sono qui per dire cosa non ci è piaciuto. Allora, cosa non ci è piaciuto? Sono delle cazzate, sono purtroppo delle cazzate, ci ho pensato a lungo, ma non ho trovato dei difetti davvero gravi su questa replica. Partendo dalla cosa più stupida, sicuramente lo spegnifiamma. In confezione non c'è uno spegnifiamma in metallo. Io dico, hai fatto una replica che pesa un cazzo, tutta quanta in alluminio aeronautico di altissima qualità, cazzo lo spegnifiamma, cioè perché? Va bene che tutti quanti ne abbiamo uno in metallo, ma potevano metterlo come tutti i produttori, cazzo, poi la Jingdong lo mette in metallo. L'altra cacatina è forse il ball catch. Inutile dire che regolare lo pop tenendo aperto l'otturatore è sicuramente più scomodo che averlo aperto da solo e poi richiuso all'evenienza. È una cavolata, lo so, però su una cifra così grossa sarebbe stato più carino vedere anche questa piccola parte di attenzione ai dettagli. Va bene che è un fucile anticonformista, ma le cose, i capisaldi dello standard, io li lascerei. L'ultima cosa che mi ha fatto un po' storcere il naso è il grilletto. Cioè, il grilletto è di una reattività allucinante. Come ha fatto sentire Red, basta sfiorarlo e lui spara. Non ha delay di nessun tipo, è molto, 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 molto più rapido di una replica, anche col pre-cooking al massimo. Però, perché c'è un grilletto standard? Perché non fare un fast trigger già di serie, che tanto non dà fastidio al design, ma anzi usi il fucile molto molto meglio, o almeno renderlo compatibile con i grilletti AEG? Cioè, precisazione, noi del Monopoly abbiamo reso un grilletto AEG compatibile con questo fucile, quindi alla richiesta lo facciamo, però c'è da smadonnare, cioè fatelo standard. Mi hai fatto un wrist standard, un calcio standard, uno pop standard, canna standard, tutto standard a parte il body, cazzo fai pure il grilletto, che almeno uno si gode il piacere della KPA, quindi il singolo pulito, pulitissimo. Per il resto, come dice la pagella, è un fucile spettacolare, si fa fatica anche a trovare dei difetti. Però, visto che sono quello puntiglioso, in questa parte del video è giusto che vi elenchi tutte le piccole cazzatine che non mi hanno fatto piacere. In ogni caso, complimenti a Tippa, davvero, complimenti. Non sei più il war di una volta, ti arrabbavi di più un tempo. Bene ragazzi, questo è tutto quello che volevo dirvi di questo fucile. In descrizione trovate la descrizione appunto dettagliata di tutti i componenti del fucile, i cazzilli che normalmente vi interessa sapere, e ovviamente il link per acquistarlo direttamente sul Monopoly Software Shop. Io lo uccido. Inoltre in descrizione ci sono anche i link di Instagram, veniteci a seguire, pubblichiamo un sacco di contenuti, e se non l'avevate ancora fatto mi dispiace, ma vi siete persi una live super interessante in cui parliamo proprio di HPA Mariuoli. Mi raccomando, veniteci a seguire, ci fa piacere, vi comunichiamo un sacco di cose importanti che vi preparano ai contenuti che stanno per arrivare. Visto che sabato, come al solito, ci sono sei incredibili prodotti quasi sotto costo che potranno sfiziare le vostre gioie più segrete, quindi vi consiglio di andare a darci uno. Qui da Red è tutto e stay hungry!